che ne trarranno vantaggio dall'importazione e dalla miscelazione di questi oli e poi dall'immissione sul nostro mercato. Onorevole Picchi, titolo personale. Sì, grazie Presidente. Questo articolo 1 è il caso plastico di come allontanare i cittadini dall'Unione Europea. Vi riempite la bocca di ogni possibile cosa criticando gli inglesi che sono usciti dall'Unione. Ecco, in questo articolo riassumete semplicemente tutto quello che non si deve fare per proteggere il consumatore, la trasparenza, per proteggere un prodotto nazionale. Vi riempite la bocca di Europa, ma con questo articolo 1 la distruggete voi. Vi dovreste vergognare. Onorevole Sisto, invito a rivolgersi alla Presidenza. Grazie Presidente. L'olio di oliva in questo paese, segnatamente per regioni come la Puglia, è una delle bellezze a cui certamente si può fare riferimento. Bene, noi che cosa facciamo di questa bellezza? Non solo dobbiamo respingere gli attacchi della xylella, che è una malattia che sta progressivamente mettendo a grave rischio uno dei prodotti di eccellenza del nostro meridione, ma ci permettiamo anche di coniare, in controtendenza rispetto a quanto abbiamo scritto soltanto qualche minuto fa, delle norme di apertura che pongono in gravissimo pericolo la capacità di questa bellezza di essere tutelata. Io trovo che davvero non c'è commento, non c'è nessuna chance di poter neanche pensare a un voto che possa essere diverso da quello rigorosamente contrario nell'interesse della nostra produzione, dei nostri produttori, del nostro territorio e di quello che noi dobbiamo necessariamente difendere. Noi stiamo abbandonando un principio precauzionale di difesa di una grande risorsa di questo Paese in virtù di che, lo capiamo, ma facciamo finta di non capirlo, ma rimane comunque assolutamente illogico, intollerabile, e ci sarà una risposta da parte dei territori, perché, come si suol dire, ad ogni gesto corrisponde una responsabilità. E che il Parlamento non conti nulla, ormai è pacifico, perché il voto è indipendente dalla logica, è indipendente dal territorio, è indipendente da questo Paese. Ma che questo non si possa pensare non abbia una pesante ripercussione, e mi complimento con la collega Mongiello, che è difensore costante dei territori e della nostra agricoltura, ha il coraggio non delle proprie opinioni, della difesa di quelle che sono le proprie opinioni. Allora io credo che questo Parlamento ancora una volta farà finta di non vedere, farà finta di non capire e voterà favorevolmente su questo articolo, ma la responsabilità di questo voto non passerà certamente con quel pulsante verde che spingerete senza capire, o meglio, capendo bene perché lo spingerete, contro i territori, contro i nostri produttori, contro il nostro Paese. Noi voteremo ovviamente pesantemente contro. La ringrazio, onorevole Oliverio. Signor Presidente, solo pochissimi minuti, intanto per ricordare al Presidente Sisto la battaglia che il Partito Democratico nella precedente legislatura ha fatto proprio per far emergere le contraffazioni. E dal lato opposto, mi ricordo bene, la posizione del Presidente Sisto che, in contraddizione con il Presidente Ferrante, voleva sostenere che era un errore materiale forse fare un'etichetta che nascondeva un contenuto diverso dell'olio. Ma rispetto a questo dobbiamo stare attenti, carissimi colleghi, a non buttare l'acqua sporca col bambino. In Italia vi è un sistema di diritto, un sistema di norme che consente a tutti i giorni agli organi preposti di poter controllare e verificare che tipo di olio è contenuto nella bottiglia. E questo lo vediamo anche